Io non ho niente contro lui. Per me, se lui fosse andato bene, se lui avesse fatto il presidente della regione come noi speravamo che facesse, io sarei felice, perché nessuno mi toglierebbe da presidente dell'assemblea, che è il sogno della mia vita, perché è il lavoro più bello che ho fatto nella mia vita. Per cui pensate che cosa potevo averci io con Musumeci. Però onestamente, l'avere convinto i nostri, gli assessori di tutti, che si sono dimostrati non grandi uomini, lo possiamo dire, lo posso dichiarare ufficialmente, perché se tu fai parte di un partito e quando il Presidente della Regione dice di fare una cosa, quando il Presidente della Regione dice che è vietato usare i nomi dei propri partiti, quindi qualsiasi cosa si fa a nome del governo Musumeci e non dei partiti, ma avete sentito mai a livello nazionale o internazionale un governo dove non c'è la rappresentanza del partito che porta avanti una linea rispetto a un'altra di un altro partito? Avete mai sentito di una cosa di questo genere? I nostri assessori purtroppo si sono piegati a questa volontà. Lui ha cominciato a dire no, i partiti hanno i rappresentanti che sono gli assessori, quindi io parlo con gli assessori. Non è così. Nel giro dell'ultimo mese e mezzo, negli ultimi due mesi, non ho parlato più con l'opposizione, non si riesce ad avere il numero legale mai. Ieri ancora c'è un altro problema. Ieri ancora, grazie all'opposizione, abbiamo fatto il voto finale di 5 leggi che continuavano a non poter essere votate perché mancava il numero legale. Allora, io non ho fatto inciuci con l'opposizione, di cui non me ne frega niente. Io ho garantito il fatto che in questa maniera ci potesse essere la presenza in aula tale da poter passare le leggi. Sono abbastanza convinto che noi con Cascio vinciamo anche senza Fratelli d'Italia, ve lo devo dire sinceramente, perché poi io faccio i conti, credo di averli sbagliati poche volte questi conti sulla elezione. Nonostante questo continuo a cercare Fratelli d'Italia, intanto per essere più sicuro, questo è inutile dirlo perché non sono un ipocrita, ma poi perché è troppo importante il valore della coalizione. È troppo importante, cioè, ma noi con Fratelli d'Italia non abbiamo niente, ripeto ancora per l'ennesima volta, tant'è che a Messina noi siamo con Fratelli d'Italia, ma voglio ripetere per l'ennesima volta, noi con Fratelli d'Italia siamo amicissimi, vorrei che lo scrivesse nel titolo, cioè veramente il problema è Musumeci, ma non è il problema lui, ma è il problema che questo metodo non ha funzionato, e siccome lui purtroppo non ha fatto un'agenzia dicendo forse ho sbagliato metodo, rivediamolo, risediamoci e parliamo per il futuro, no, lui continua a dire che se non lo candidiamo si dimette, quindi continua con questa situazione di pressione su tutto, facendo finta che i partiti non esistono. Allora, e ripeto, questo è uno dei motivi per cui sono stato con Ignazio La Russa l'altro giorno, 2 ore a parlare, uno dei motivi per cui non è possibile oggi dirgli sì.